Ah, e come tutti i video di questo stampo, anche questo comincia così. Cioè che io metto a registrare e io che mi siedo. Ormai l'avete capito, ragazzi, questo è il format senza editing, eccetera, eccetera, insomma, basta. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un pochettino più breve degli altri, spero, perché l'ultimo video che ho registrato è durato un'eternità. Avrò rotto parecchi di voi coglioni. Comunque, oggi parlerò di una situazione particolare. Molte volte sento dire la carne fa male, la verdura fa bene, lo zucchero fa male, la pasta fa male, il fritto fa male, la maionese fa male, la Coca-Cola fa male, però te ne puoi bere un bicchiere se non digerisci. Il limone di base fa bene, ma se ne bevi tanto fa male. Allora, ragazzi, allora, mettiamo un pochettino di ordine. Cercherò di non entrare nello specifico, anche perché comunque abbiamo parlato già con un nutrizionista. Sicuramente questi video li vedrete tutti quanti dopo o pre o durante la pubblicazione, non lo so quando li vedete questi video, fondamentalmente. Tutto in grandi quantità fa male, ok? Partendo da questa massima, andiamo ad estrapolare in minimo i vari tipi di le credenze, comunque, che non sono credenze, sono ben ponderate, ci cioè sono dei fondamenti scientifici, però andiamo ad esaminare diversi tipi di situazione. I grassi fanno male, vero? No, non fanno male i grassi, dipende che qualità di grassi. Ok? Noi sappiamo che abbiamo dei grassi tipo gli insaturi, monoinsaturi, polinsaturi che fanno bene, poi ci sono quelli saturi che cambiano praticamente la loro forma a livello della catena, appunto, che forma questo grasso, che fanno male, si vanno a bloccare nelle arterie. Allora vanno demonizzati, devono essere pari a zero? Assolutamente no, perché anche il colesterolo fa male, però gli steroli, il colesterolo è il precursore comunque per tanti ormoni. Come per esempio anche i grassi, giustamente, quella è la famiglia, ok? Per non mettere in confusione. Quindi non fa male, e vanno assunti e vanno saputi assumere. Di questi comunque poi ne parliamo con il nutrizionista. Lo zucchero fa male, il classico zucchero bianco, alt, non fa male. Bisogna anche questo rimanere entro determinati criteri, ok? Certo, meglio è consumare degli zuccheri, ok, anche della pasta che non sia stata lavorata, magari integrale per una questione di digeribilità, di fibre, perché magari sono più elementi, ok, nutritivi, però di base la pasta bianca non fa male. Ah, ma aumenta il diabete, quello è quello. A parte che il diabete non si aumenta, ok? Il diabete viene e non avviene per una sola costante, ma ci sono più costanti che intervengono, tralasciando questo fatto, però più costanti, scusate, più situazioni, ok, che devono combaciare. Ma comunque non fa male se saputa assumere. Il riso, meglio basmati, carnaroli, quello e quell'altro. Il riso fa bene come la pasta, come tutti i carboidrati, come tutti la famiglia comunque dei cereali, ma anche i legumi fanno benissimo. Però che succede? Se messi in condizioni di elevato quantitativo, anche il riso, come i legumi, come qualsiasi cosa fa male. La frutta fa benissimo, per esempio, tutti quanti lo sappiamo che la frutta fa benissimo, come tutti quanti sappiamo che la verdura fa benissimo. Però mangiare dei grossissimi quantitativi di verdura tutti una volta sola, per esempio, ti mangi 2 kg di bieta e 1 kg di cicoria, e per esempio ci metti pure a fianco 3 o 4 finocchi, beh, dimmi tu se poi non ti cachi acqua per almeno 3 giorni. Ma per quale motivo? Perché fondamentalmente quello è acqua, o un quantitativo di fibre mostruoso, spaventoso, però nutritivi, cioè, a livello nutritizio sono sani, ok? Quello che vuoi, mancano di molte, alcuni, di molte molecole, comunque di alcuni elementi che servono, però in grande quantità fanno male anche quelle. Ok, ragazzi, la maionese fa male, però io ho visto delle diete di preparazione dei campionati di powerlifting dove c'erano al giorno 15 grammi di maionese, perché facendo un calcolo, questo era un preparatore, era un nutrizionista, era un preparatore molto preparato
preparato, scusate il gioco di parole, si è reso conto che nel calcolo mancavano dei grassi e doveva assumerli in qualche modo. Li faceva assumere tramite la maionese, anche per variare un pochettino il gusto, ok? La maionese fa male, sì, ma va saputo inserire, te la puoi mangiare. Lui se la mangiava, questo ragazzo si mangiava 15 grammi di maionese, 15 però, grammi di maionese al giorno. 15 grammi sono un cucchiaio. Ok, per farvi capire, no, aspetta, era sì al giorno, però lo faceva per questo, lo faceva per 15 giorni. Per 15 giorni doveva fare così. Poi non lo so, non l'ho più con, cioè non sono stato più dietro alla loro preparazione, alle loro cose, non ho più visto quello che stavano facendo. Sicuramente gliel'avrà cambiata. Forse c'erano dei valori che va visto sto ragazzo, il preparatore, che non andavano bene. Insomma, vabbè, comunque. Il pesce va benissimo, ok? Però ci sono alcuni pesci, per esempio i predatori, anche il tonno, per esempio il pesce spada e quant'altro, che per esempio il tonno contiene il piombo, ok? Che vuol dire che diventiamo Iron Man? No, purtroppo se mangiato in grande quantità può procurare intossicazione. Le cozze sono buone, sono fantastiche, ma se mangiate in grande quantità possono procurare problemi. Quindi ragazzi, io quello che voglio far passare anche in questo video, che è molto semplice, molto scialla, molto tranquilla, è che non è il singolo elemento che fa male. Non è la carne rossa che tu ti sei mangiato oggi e poi te la rimangi fra 20 giorni e poi te la rimangerai di nuovo fra un mese. Non è quell'hamburger di vitello o quell'hamburger di manzo che ti fa male. No, è se tu ti sei mangiato la carne, ti sei mangiato una fiorentina, per esempio, a colazione, hai fatto spuntino con 200 grammi di bresaola, hai mangiato a pranzo 4 hamburger da 200 grammi di manzo, e grazie al cazzo che tu ti fai fare le analisi ti cacciano, praticamente ti tolgono carne rossa. Ma questo non è la carne rossa che ha fatto male, sei tu una testa di cazzo che hai mangiato in maniera incontrollata. E buonanotte. Come la maionese, questo ragazzo la mangiava 15 grammi al giorno per 15 giorni, se lui se ne mangiava mezzo boccaccio sicuramente gli avrebbe fatto malissimo, ok? Oppure per esempio prendete una che fa triathlon, ok? Che ha un consumo energetico elevatissimo, ok? Triathlon sono tre discipline e sono chilometri di bici, chilometri di nuoto, chilometri di corsa, quindi ha un metabolismo che gli consente praticamente di consumare qualsiasi cosa, si può mangiare anche le pietre da terra. Se non dovesse arrivare ad un fabbisogno energetico elevato, buono, ottimale, questo atleta non completerebbe mai una competizione, mai una gara, mai un allenamento, ok ragazzi? Però se la stessa alimentazione di un atleta di triathlon la fa un soggetto che per esempio è diabetico, è iperteso, è fermo, è allettato, quello e quello, oppure è semplicemente pigro che non si muove, quell'alimentazione fa male, ok? Quindi che cosa fa male? L'alimentazione in sé per sé o a chi la stiamo dando, ok? Ragazzi, bilanciate attenzione le parole che vengono dette a livello di internet, quello che leggete, non fa, oppure quello che passa anche alla televisione, c'è tanta disinformazione adesso ragazzi, troppa, non fa male, è l'eccesso che fa male. Mio nonno era perché è morto, è infartuato, ha combattuto con infarti e problemi cardiaci per una forse 10-12 anni, compreso anche vabbè, un tumore, lasciamo stare, poi è morto. Ma mio nonno ogni domenica, a detta del cardiologo, si poteva bere due dite di whisky. Voglio sapere che whisky? Johnny Walker. Ok, mio nonno ogni domenica si beveva il whisky, perché gli piaceva. Il whisky fa male? Se te ne bevi una bottiglia e mezzo al giorno, certo che fa male, ma due dita. La domenica il cardiologo aveva detto che se lo poteva bere. Mio nonno, nonostante un infarto e un tumore, che purtroppo l'ultimo periodo sarà, vabbè, lasciamo stare, è riuscito a vivere, mi sembra, 12-13 anni, ok? Quindi ragazzi, di cosa stiamo parlando? Il quantitativo, ragazzi, il peso di quello che stiamo andando a mangiare, il valore biologico è importantissimo, soprattutto la roba, la qualità. Quindi ragazzi, non è fa male, il fa male è tutto e niente, ok? Bisogna semplicemente sapere quanto assumerne, ok ragazzi? Naturalmente ragazzi, di questo abbiamo parlato largamente anche con un nutrizionista, con un dietologo, quindi ragazzi, poi ci saranno maggiori dettagli. Se il video è piaciuto ragazzi, sempre un like in .sport.fit su Instagram e su Facebook, e buon allenamento da InSport. Ciao!